Enrico Beruschi, buonasera, sei preoccupato? Buonasera, no, ero un po'. Uno si sdraia, aspetta quel momento. Cosa facciamo di bello? Beh, le chiederemo poche cose, 5.000 domande, non di più, saremo qui 3-4 ore e quindi. E allora! Mi sveglio e mi metto. Oh, benissimo. Enrico Beruschi, allora, milanese. Di quelli rari, Cioè, 100% nonni, tutti? Ho un bisnonno del profondo sud, di Modena. Ah, sì. Beh, d'altra parte, sotto il Po, per il resto sono tutto milanese. Un po' come me. O lombardo, insomma. Classe 1900? 41. 41, portati bene, complimenti, maestro, la trovo in forma, tranne la cravatta, pure è molto bella, E l'ultima roba bella che mi rimane per le donne è la cravatta, signore, se volete. Ho avuto un successone appena sei arrivato qui, sono tutti venuti incontro, ma è vent'anni che non vengo a telefonare. Ricordate, ho ritrovato della gente ogni tanto che aveva partecipato, lista d'attesa era. Tutti i giovani che io ero il severo conduttore che facevo i provini, costringevo a non dire parolacce, sai quelle cose che ormai... Perché qui non si possono dire parolacce, quindi... No, ma io no. Ah, no. Pensa solo al drive-in. Tanti anni mai una parolaccia, perché non si deve, infatti ecco, io impedivo di dire... Ecco, allora partiamo subito dal drive-in, tu mi colgo la palla al balzo, ma si dicono più parolacce oggi, la comicità è cambiata, una volta non si dicevano parolacce? No, si poteva non dirle, ma si potrebbe anche oggi non dire parolacce, ma insomma bisogna vedere perché dirle, non c'è bisogno, purtroppo c'è questa abitudine, il pubblico anche... sta prendendo delle brutte abitudini. Anche l'altra sera ero in Scala. Alla Scala, prima dell'ultima nota, c'è gente che parte con l'applauso, sì. Come se fosse un concerto. Un concerto di quelli in piazza, sotto il parco, non so dove, ma non c'entra niente. E tu sei un appassionato di lirica. Tu? Tu. Io? Sì. Io? Sì, è sì, vero. Sì. Qualcosina faccio. Cosa fai? Vogliamo sapere tutto proprio. L'altro giorno, qualche giorno fa, cos'era la domenica, non mi ricordo il numero. Una domenica. Insomma. Una domenica ad Ascoli Piceno abbiamo fatto un Don Giovanni. Ah, tu eri il Don Giovanni, chiaramente. No, io ero quello che la raccontava, perché il mio modo di fare la lirica è raccontare, spiegare. Perché la lirica fa un po' paura. Enrico Beruschi, professione. Boh, comico, attore, cabarettista, personaggio, hai fatto tante cose. Ma c'è scritto attore sulla carta d'identità, attore, pasticcione. Ma tu sei nato così, anche se io ho letto, poi mi devi correggere, che a 15 anni lavoravi come ragioniere presso la Galbusera, è vero? Sì, beh, io ho lavorato per 15 anni, anche adesso lavoro, ma ci si può... Come vuole lei, maestro? Aspetta che ci sistemiamo, un pochino. Questo divano ci è stato offerto da qualcuno ed è molto bello. Sì, è molto... Siamo... La trasformiamo nei supini, se vuole, maestro. Ma che belle facce. Qui. Oh. Ma avete buttato qui, poi mi addormento. A che punto era? La Galbusera. Beh, prima in banca, poi là, poi 7 anni di Galbusera. E ancora tuttora i biscotti in casa mia sono quelli, devono arrivare da lì, dalla Valtellina, eh. E poi quasi per scherzo è cominciato. E qual è questo scherzo? Com'è stata questa svolta? È stata il derby, no? Certo. Uno rientra da Milano, tra l'altro qui vicino, no? Uno arriva, ero andato tra la mia amorosa, che poi è mia moglie, ho avuto un'amorosa sposata. Meno male. Vabbè, quindi da Saronno arrivo qui, passo davanti al derby, ero deluso per un fatto così lavorativo, aziendale, e vado giù, dico, vado a trovare i miei compagni di scuola, il Cocchi e Renato, e mi viene avanti Walter Valdi, mi fa, e te faccia de... Faccia de, de, aspetta,
di bronzo, no, non era bronzo, era quel colore era del color bronzo. Vabbè, ho capito. Sì, ho capito. Che, ho capito subito, sì. Ha detto se dis, detto in milanese proprio, no? Se dis che te se bunde fare due sera te prove. E io il giorno dopo terrorizzato, ho ancora in mente il terrore di quella tenda rossa che si doveva aprire col Walter Valdi che mi presentava dicendo al pubblico trattatelo bene, è la prima volta che parla in pubblico, e questi che ridevano quando si è aperta la tenda rossa. Stiamo parlando del 1972, ma cos'è stato il derby? Il questo derby, mitologico derby, ormai derby. Quando si parla di cabaret bisogna sapere cos'era e cosa è successo al derby, perché il derby veramente, a parte il piacere di incontrare il proprietario Gianni Bongiovanni, che era l'anima proprio, lui parlava strano, non si capiva bene, ma centrava tutti i personaggi, perché per fare un provino o buttarmi in scena come hanno fatto con me, insomma, succedeva a tanti. Per adesso, per quelli che famosi usciti dal derby, per uno famoso ce n'è 10 un po' conosciuti, ma ce n'è altri 89 che hanno fatto soltanto una cosa. Ma, e poi è quello che facevo anche qui a Telenova. Sì. Cioè, lista d'attesa era un talent show, prima di questa pubblicità che c'è adesso per i talent show, era proprio l'incontro proprio. Ma ti ricordi? Naturalmente non mi ricordo. Sono poco fisionomista, poi mi piace lasciare che ognuno si faccia gli affari suoi, quindi io mi ricordo molto, ma io forse c'è un'immagine, una foto. È uno scrittore addirittura. Vado alla presentazione un libro, non chiamateci Vallette. Questo Massimo Beneggi mi ha detto che è venuto a fare il provino, l'avevo sgridato, modificato, mi ha dato ragione, è stato bravo, ma poi non era la sua vita. Io però c'ho una, dovrei averci un'immagine di un film, non so se il tuo debutto cinematografico, però pochi si ricordano. Forse se non c'è un Borghese piccolo piccolo, tu hai fatto Borghese anche una piccolo, parte piccolo, in un Borghese piccolo piccolo di Mario, sì. Monicelli, qui vediamo Alberto Sordi naturalmente con Vincenzo Crocitti, guarda che bello. Sì. La prima seduta, il primo giorno c'era Alberto Sordi che era là e tutti provavamo perché era il giorno del suo pensionamento. Era Alberto Sordi, piacere, e noi provavamo, ma aveva una controfigura. Nel momento che si doveva girare, lui da fare quei 10 metri dalla sedia al set è invecchiato di 20 anni, è entrato nel personaggio. Guarda, una lezione da attore che è importante, vale almeno un paio d'anni d'accademia. Ecco. E il grande Mario Monicelli? Monicelli, grandissimo. Beh, è bello, sono successe cose. E c'è l'ordine del giorno attori, Alberto Sordi, Enrico Beruschi e gli altri come comprimari, si erano offesi. Me ne facevano di tutti i colori, mi passavano davanti, poi Monicelli si incazzava. Vabbè, ma questo è un particolare. Ti faccio vedere adesso un'altra attrice invece, un'attrice, dovremmo avere la foto di questa attrice, inizia con la E e con la F, qui è F, ecco, eccola, arriviamo ai film e serie, finalmente, Edwige Fenech, io, voglio capire, insomma, se Edwige Fenech ci ha mai provato con te, ecco, questo. Lei? Sì. Lei com'è? Sì. Guarda, io ho un vantaggio, sarò piccolo, brutto, povero, eccetera, per cui le donne non ho, però il vantaggio è che non piaccio agli uomini, ma vediamo un po'. No, con la Fenech bellissimo, facevo un sacerdote, un prete che arrivava in questo, ero quello di quella compagnia, di quel reggimento, perché era la dottoressa alle grandi manovre, mi pare. Già dal titolo tutto un programma, immagino. E allora, ma quello che mi ricordano, ogni tanto passa in televisione, no? Quello che mi ricordano spesso è la doccia sotto l'acqua fredda. Sì. E beh, quella era una mia invenzione, è piaciuta
al regista e l'abbiamo tenuta e vedo che... Possiamo dire che quel genere di film si è passati dalla commedia, quella degli anni 70, commedia sexy, poi si è arrivati addirittura ai cinepanettoni, però quei film rimarranno nella storia come quelli della commedia sexy, credo, no? No, la storia del cinema italiano. Non lo so, la storia, no. Io ero bravo in matematica, storia non me ne intendo. Bravo in matematica, sei sicuro? Sì, sì. Ma davvero, adesso, no, ma ti dirò. Tra noi, c'è nessuno e ciascuno. Non c'è nessuno, no. Da piccolo si dice che io fossi intelligente. Ah sì? Sì, poi mi sono rovinato. Probabilmente l'intelligenza era tutta nei capelli. Poi. Più grande, infatti hanno scelto me per intervistare. Ma l'attore più grande con cui hai lavorato, Alberto Sordi o no? Alberto Sordi. E l'attrice? Mi tocca dire Margherita Fumero. Perché... Molti la confondono tuttora, è uscito ancora su un giornale che è mia moglie, no. Ma anche Wikipedia, quella roba di voi giovani che pasticciate con il computer, c'è scritto che io sono sposato con Margherita Fumero e abbiamo anche un figlio. Invece non ci abbiamo mai neanche provato, poi non si è sposato. Io ho una moglie. Non sono io il figlio, tra l'altro, posso dirlo, non sembriamo, però. Perché c'è una leggera. La fronte alta. Sì, poi la barba, un pochino. Ma tu non hai i capelli dietro, invece i miei, vedete, sembrano capelli, sono i peli della schiena. Molto bene, che sangue. Fermi allora. Tutti, tra poco Drive-In, Non Stop, Ricci, Berlusconi, Ezio Greggio. Qua gente che conosco, sì. Va bene. A tra poco. Parliamo. Dove siete? Qua. Caro Enrico Beruschi, abbiamo registrato altri 25 miliardi di minuti, però questo qui invece lo facciamo in diretta. Caro Enrico Beruschi, da dove ripartiamo? Ripartiamo dal derby, l'abbiamo fatto. Non Stop. Dimmi qualcosa di Non Stop. Cos'è stato Non Stop per te, per tu? Quando sei arrivato per a Non Stop? Tutti, perché Non Stop è stato proprio il programma della Rai che ha fatto girare il modo di fare comicità in televisione, aprendo Guardalo lì. Oh, eccoti! Guarda, ma che strano. Con le donne, qua è uno sketch con le donne. Ma più capelli di adesso. Sì. Anche la barba nera. Ma questa è una cosa strana, con le donne, sì, con le donne. 77. 77. 77. Non Stop era un programma, bisogna dare merito a Pippo Baudo, che l'aveva voluto. Poi lui è stato dirottato al sabato sera con la Lotteria Italia. E noi siamo rimasti tutti. Aveva convinto Bruno Voglino, che era un capostruttura appena iniziato così, a prendere tutta sta gente sconosciuta come eravamo tutti noi. E quindi questa trasmissione, con la fortuna di avere un Enzo Trapani là ai margini dell'impero, a Torino, a fare questa cosa, e poi è venuto, si sentiva che c'era della gioia nel registrare, nel fare, nel gioire, nel fare le nostre cose. E poi è sbarcato Silvio Berlusconi. Possiamo dire che sbarca Silvio Berlusconi dopo, anche se Rai tu hai fatto la Sbella, Luna Park, tutto con Mamma Rai, salutiamo sempre Mamma Rai, credo. Mamma Rai, ci mancherebbe. Poi è arrivato Papà Mediaset, però infatti a quei tempi si diceva Papà Silvio, Mamma Rai e Papà Silvio. Come ti ha convinto Berlusconi? Come hai conosciuto Berlusconi? Semplicemente, eravamo presente la Laisa Minelli. E come no? A Milano. Certo. Al Nuovo, dove io ero di casa, mi sento chiamare, uè Enrico, uè Silvio, allora... E lui mi fa, hai visto com'è messo in piedi a televisione, sul serio? Cosa aspetti a presentarti? E il giorno dopo... È chiaro, mi sono presentato e sono finito tra il penultimo di quei 10 che ha portato via dal mercato con l'esclusiva Fininvest, perché era ancora Mediaset. Quindi sbarchiamo nel 1983 e nasce Drive-In. Nasce Drive-In perché non dovevo fare determinati lavori. Mm-hmm. Guarda che bello! Il mio bambino Ezio Greggio. Tu sei quello al centro, naturalmente, nella foto. Sì. E la Lori del Santo, Stellina, sì. Anche lei. E bene, nasce così. 3 del pomeriggio, in tre. Io, Ricci, importantissimo, basilare, Nicotra come regista, anche lui avevamo già fatto anche delle cose. Noi tre che cominciamo a pensare a una trasmissione.
pensa, ripensa, gira, fai. Cioè, io i primi nomi che ho fatto, Margherita Fumero e Ezio Greggio. Ezio Greggio l'hai conosciuto invece? L'avevo prima, conosciuto, sì, sul greto di un torrente in cui io ero l'ufficiale, lui un soldato del nord, che combattevamo contro quelli del sud, la guerra di secessione. Tex Willer non c'era, ma io seguo, sono un seguace. Sai che quando vado in treno, anche in questi giorni così, io leggo sempre un Tex Willer per fare l'intellettuale, perché è facile avere il computer, il baracchino, il Tex Willer, il Tex Willer. 3-4 anni di Trevin, vero? Ascolti mostruosi. Anni, infatti solo tre. Poi dopo tre anni mi sembrava di aver concluso il ciclo e sono uscito, ho fatto altre cose, sono tornato in teatro. Che poi mi avevano detto di fare un milione e tre di ascolti, sarebbe stato clamoroso, no? Come e invece quanti ne avete fatti? Beh, siamo partiti con 4 o 5, poi è stato veramente un successo clamoroso. Dicono che ha lanciato Italia 1, ma tu quanti anni avevi? Io? Nato. L'83-0, ammetto. Poi quest'anno facciamo i 40 anni. Sì. Ma addirittura la domenica sera nei locali da ballo avevano messo il grande schermo, perché se non facevano vedere il drive-in, la gente, finito il drive-in, sul grande schermo partivano le musiche. Ma avete cambiato un pochino, dico la società italiana, però un modo di fare televisione, no, forse influenzato pure qualcosa. Ma sì, dicono. Erano un po' mi hanno criticato pure perché erano troppo. Sì, critica, se ne guardiamo adesso le fast food delle suore di clausura, ma allora erano una novità. E sai cosa hanno dichiarato? Loro, guarda, trovate alla scala, dal primo, secondo, tre di loro, le più belle, dice, li abbiamo passati tutti, sei l'unico che non ci ha mai molestato. Non so se l'hanno detto offese, dice, ma come, non ti piacevamo? Certo che mi piacevano, ma cosa c'entra? Sei un signore. L'ho fatto una volta con una segretaria, una volta. Che è successo? È una cosa triste. Siamo sposati da 48 anni e mezzo. Meno. Lei lo sa pure. Felicemente sposati. Sì. Lei lo sa che siete sposati, vero? Sì, lei è felicemente. Ah, felicemente. Che tipo è Antonio Ricci? Grandissimo autore, straordinario. Grande autore, grande, veramente. Guarda lì che bella faccia, anche lui, gli è venuta la barba bianca, l'aveva scura. Ci eravamo conosciuti, penso, una serata a Sestri Ponente, che eravamo tutti agli inizi e lui faceva un personaggio, poi è venuto al derby, hanno detto è bravo, però somiglia un po' a Grillo, un po' a Beruschi, e per forza era lì che ci iscrive, grande Ricci, ha capito, ma io sono quei due lì, c'hanno la faccia, faccia da sciocchini, e allora ha fatto l'autore sul serio, e guarda che tutto quello che fa, io non manco mai a Striscia la Notizia, perché è l'unico programma serio che ci sia in televisione. Recentemente sei anche tornato a Striscia la Notizia per qualche puntata, possiamo vedere la tua foto col Gabibbo, ecco di qui. È divertente che mi hanno chiamato, pensa, il produttore Enrico, sai, io dico, cos'è che, ma non ti dispiace, sei libero? Dico, ma sì, ho delle, ma no, abbiamo bisogno di 3 giorni, coprire un buco, qualcuno mi ha detto, vai a coprire i buchi, ma come no, tra amici si fanno, no, queste cose. Questa è una chicca, non so quanti se la ricorderanno, tu hai partecipato al Festival di Sanremo. Ah sì, ho partecipato. Nel 79, sarà un fiore che cresce con la pioggia e con il sole. Bellissimo, bello, io sono. Mamma mia, è del 79. 79, sono, vabbè, l'altro ieri. Due o tre anni fa, facevi il cantante pure. Ma che cantante, io finora
Ma adesso mi viene la voglia di cantare. Vuoi che ti canti un pezzo d'opera? Perché... se vuole, maestro, siamo qua. Poi, sei arrivato in classifica dove? Quinto, sesto, terzo, quinto, primo? Ufficialmente quinto. Come ufficialmente? E perché fino all'ultimo momento c'era Mai Buongiorno che mi diceva no, stai vestito, non cambiarti perché sei nei tre, esce, sono quinto. Ah, beh. Si dice che ci fosse, ma sai, sono canzonette, sta lì a guardare. Eri contento. Tanto è quella che ha venduto più di tutti come disco e la cantava la gente per la strada, era divertentissimo. Che tipo era Mike? Mike, perfetto, il grande Mike. Preciso. Perfetto. C'è un aneddoto, sai che lui faceva finta di non sapere niente, di fare quello sprovveduto. Finto tonto, diciamo. Ci siamo visti in Sardegna e mio figlio, che aveva l'occhio pur essendo un ragazzino, fa, ma lui fa finta, perché sa tutto in effetti, perché... Eravamo andati a trovarlo sulla sua barca. Adesso un po' di domanda raffica. Il tuo pregio, Enrico Beruschi? La barba morbida. Bene. Consiglio la barba morbida alle signore che vogliono... io faccio solo consulenza, ma certo. La barba morbida è una cosa importante. Ti raccomando, te, quella lì è ispida. Vuole morbida la barba. Metterò una cremina. Il tuo punto debole? La barba, che c'è, no. Punto debole, sono tutto punti deboli. Mi fa male l'unghia, mi fa male il piede, ho il ginocchio che non va, ho i polmoni, il cuore, la testa. Ah, la testa! La testa è vuota, per cui quando c'era il cervello è tutta un'altra cosa. Che cosa bisogna avere nella vita? Il grano. Tutti rispondono così più o meno. La pace interna. E cosa non bisogna avere nella vita? La cattiveria. Sì, mi viene da dire delle cose. Puoi dirle, tanto mettiamo il bip se vuoi. Queste domande così difficili. Sì. Io non so, mi sembra di essere, scusi professore, no. Mi rimandi pure. Anzi, non fate poche di queste qui, potremmo farne molto di più. Te lo chiedi, se ti piaci cosa cambieresti del tuo corpo? Dove... Vabbè, io accusavo mia mamma, dico 9 mesi, potevo impegnarti un po' di più. Ma da piccolo ero bello, sei strano, ma fino a 2-3 anni. Ma ridatemi la foto di Non Stop, scusate, perché... con tutte quelle donne lì. C'è un'altra foto? No, non è quella di prima, quella con le donne. Eccola qui. Guarda, sono tutte lì. Non Stop, erano tutte le comparse, anche qui. Tutti i giovani di Torino, perché registravamo Torino, no? E anche quelli di buona famiglia, eccetera, venivano a fare la comparsa, che tra l'altro allora le comparse prendevano anche il grano. Mm. Ma venivano volentieri, perché ci si divertiva, si partecipava. Che questo è il segreto anche delle trasmissioni, che una cosa è sapere tutto a memoria, l'altro il regista che ti dice come muoverti, invece la gioia di trasmettere un qualche cosa. Lo auguro a tutti. Vogliamo dire qualcosa ai telespettatori di Telenova? Ben rivisti! È 20 anni che non ci vediamo. Vi ricordate? Lista d'attesa. Lista d'attesa, ma adesso dobbiamo recuperarlo questa lista d'attesa, lo manderemo in onda e sicuramente li avremo ospite il grande Enrico Beruschi. È stato un piacere immenso, purtroppo ti hanno dato me come conduttore, non c'era altro, ma hanno scongelato e quindi mi hanno messo. Sono abituato a donne migliori. Grazie Enrico Beruschi. Alla prossima puntata degli Sdraiati. Enrico Beruschi, adesso andiamo di là così facciamo una trasmissione. Cerchiamo di fare una trasmissione adesso. Sì, parlo io con i vertici. Alla prossima. Ciao. Ciao.